alto della semplice sfida di quanto ibrido vogliamo che sia il nostro cloud. Io voglio dire una cosa a Martin. Caro Martin, ibrido sarà lei, perché il cloud è per sua natura una commistione di pubblico e privato. È una città, è come tale, non ha senso che ci facciamo i fortini. Una città esprime il suo potenziale nella misura in cui usciamo dai castelli di fortezza e accettiamo lo stato della polis, e cioè della condivisione, altrimenti ritorniamo alla dispersione dell'agricoltura primitiva, e invece noi abbiamo bisogno di costruire una nuova città. Proviamo quindi ad alzarci un po', e qui ovviamente se dobbiamo alzarci, guardiamo al cielo stellato, io devo rivolgermi a Emanuele Canto, so che è abbastanza inusuale una riunione di ICT managers, anzi data stewards, siete diventati grandi stamattina. Citare Immanuel Kant, ma la verità è che il cloud è questo, un sogno kantiano di legge universale, è quindi istituzione economica, è l'insieme di leggi, ed è il tentativo che tutti gli uomini della terra stanno facendo di ricostruire un luogo di ridefinizione delle ragioni di scambio tra capitale e lavoro. È una cosa seria, perché sul cloud avvengono scambi di fondamentale importanza. Il protocollo IP è veramente la norma individuale che diventa legge universale, e quindi il cloud è essenzialmente una sfida di governance, di trasparenza e accountability che noi dobbiamo accettare, perché abbiamo bisogno di un mondo più fluido, più interconnesso, abbiamo bisogno di viaggiare più veloci, specialmente in questo paese ha un tremendo bisogno del cloud. Voglio contestare un altro principio: il cloud non è un'istanza di rete. Il cloud è topos, ho scritto in greco almeno lo capite meglio. Il cloud è topos, cioè luogo comune, in senso proprio tecnico del termine, è una traduzione, quindi non utopia, cioè nessun luogo, ma luogo comune. È motivo ricorrente della nostra sfida organizzativa. È ormai qualche anno che il cloud è inevitabile. È un discorso, una pietra d'inciampo di ogni nostro discorso di processo, di tecnologia. Quindi non si tratta semplicemente di virtualizzare i server, Martin. Perché il cloud non è il nostro garage delle pulizie di primavera, quando dobbiamo così dare una ripulitina al nostro portafoglio applicativo, prendiamo il traslocatore Grillo e gli chiediamo di spostare, sì, Accenture, IBM, vedete voi, ma sostanzialmente quale ti chiede di traslocare qualcosa sul cloud. No, il cloud è fondamentalmente una veramente una nuova città, quindi è topo sì, ma è anche polis, diciamo, no? Perché è il crocevia naturale dei nostri processi economici, è il luogo di convergenza. In questo senso voglio proporvi l'architettura del cloud come appuntamento di imprese, di mercati, di processi, di settori, di istituzioni. È il posto dove è meglio passare, perché lì troviamo tutte le risorse utili a fare impresa, a fare, certo, a fare nazione, perché no? In questo senso non mi piace parlare di data storage, perché secondo me il problema non è la storage, ma è fare memoria, cioè è costruire quella funzione molto umana, che non è semplicemente la conservazione, ma, e qui se vuoi riprendo il principio di ibridazione, la contaminazione del dato. Perché più ibrido è, meglio è? Perché il dato, come giustamente hanno scelto Roberto Masiero e il team di Innovation Group, il dato è un po' come l'acqua che deve evaporare dalla nostra terra e andare sulle cloud, e si porta dietro tanti sali minerali, tanta storia, no? Lassù si purifica, diventa standard, diventa elastica, poi ritorna sulla terra a recuperare un altro po' di sali minerali, quindi a ricontaminarsi, e il ciclo dell'acqua ricomincia. Cioè, che è un po' la sfida della rappresentazione di questo convegno, ovvero non concepiamo il cloud come una mera sfida logistica di spostamento da un punto all'altro della stessa architettura tecnologica, non è così, no? È un luogo dove i processi economici portano con sé quelle che noi chiamiamo esternalità positive, cioè producono più valore di quello che sono stati disegnati per fare. Regalano agli altri molto di più di quello che potrebbero fare se ce li tenessimo da noi. Vi propongo quindi un semplicissimo grafico, se volete, che è il concetto di esternalità applicato.
semplice trasposizione microeconomica di cosa voglia dire nella testa di un economista il cloud. Nella testa di un economista il cloud produce esternalità positive, cioè fa più di quello che è stato disegnato per fare, sia lato offerta, perché produce scala, quindi ce ne serve di più di quello che le imprese sarebbero disposte a offrire. In questo senso il prezzo deve essere più basso possibile o addirittura sussidiato, perché abbiamo bisogno di più cloud di quello che desidereremmo. Viceversa, la domanda, siccome produce effetti di rete e di interoperabilità anche sugli altri, cioè trascina altri sul cloud se ci siamo noi, fa effetti amicizia, no? Fa effetto tribù, anche qua ci servono più persone di quelle che vorremmo desiderare. In questo senso l'ottimo sociale del cloud non è un punto di equilibrio a sinistra, ma è l'ottimo sociale di un punto di equilibrio a destra, dove c'è più domanda e più offerta, perché quello lì è il punto dove il delta dell'esternalità massimizza il valore sociale del cloud. Può sembrare un paradosso, ma sostanzialmente vuol dire che Stato, imprese e istituzioni debbono porsi il cloud come obiettivo socialmente perseguibile, sia lato offerta sia lato domanda, perché il nuovo centro di un'organizzazione si sposta ai suoi bordi, si sposta dove ci sono le funzioni di scambio, dove c'è la massima ibridazione. Il centro è un posto noiosissimo per quello che riguarda le imprese, ci sono soltanto dati strutturati da voi ingegneri, è un posto di una noia mortale. Le cose più interessanti succedono ai borghi, dove ci sono confini, scambi, dove c'è la gente, dove ci sono fornitori e clienti, no? In questo senso a me piace definire il cloud come non il core business, ma il core point del processo di impresa. È veramente il luogo, il miglior marketplace dove possiamo scambiarci elementi. È, se volete, in termini di teoria organizzativa, il luogo di riduzione delle asimmetrie organizzative, così come il web, internet, come abbiamo conosciuto fino a pochi anni fa, è stato il luogo delle asimmetrie informative. Vi spiego? Le asimmetrie informative sono: io so una cosa che tu non sai, no? Per esempio, io so il prezzo di un volo da Milano a Londra e tu no, per cui me lo devi venire a chiedere. E in questo senso nascono i motori di ricerca, nascono tutti quei processi che allineano l'informazione dell'offerta a quella della domanda. Il cloud fa una cosa molto di più che esibire dati e applicativi. Il cloud è un luogo che esibisce modelli organizzativi, cioè consente alle imprese, agli imprenditori, di assumere risorse organizzative molto più flessibili, quindi abbattere asimmetrie informative. Le imprese non sono più monopoliste dei processi di valore aggiunto.